Conor O'Shea, CT della Nazionale Azzurra, presentiamo le nostre avversarie. Fiji, cosa ti aspetti? La prima partita contro Fiji è una grande, grande sfida, come tutte le nostre partite, ma loro giocano con molta velocità, loro hanno molti giocatori, specialmente nei loro 3-4, che ha l'abilità di segnare da distanza, ma anche quando tu pensi al loro avanti, tu pensi a Leono Nakarara, Akapisi Kera, i giocatori là, molto molto grandi. So, abbiamo avuto una grande prestazione, una grande partita contro loro durante l'estate. Abbiamo perso nell'ultimo minuto della partita, so per me l'obiettivo per la partita è la stessa prestazione, spero vinceremo nell'ultimo minuto. Forse poco organizzati? Scusa? Forse poco organizzati? Per noi? Loro, John McKee è un buono allenatore e non solo organizzati, anche tutti i giocatori loro giocano all'alto livello in France, in England, anche in Fiji, in home, so loro hanno una buona squadra. Se tu pensi che una persona che come Nemanja Nadola di Montpellier è non in loro squadra, tu è on standby, un buon sistema, una buona squadra. Argentina invece forse è tra le due squadre più forti, la squadra un po' più abbordabile sulla carta. L'Argentina, loro giocano ogni settimana in Rugby Championship contro New Zealand, contro Australia, contro Sudafrica, sono una grande sfida per loro, è difficile per loro, ma loro hanno una buona gruppo. Loro giocano un po' differente dell'Argentina di 10 anni fa, perché loro giocano in the Championship, anche in Super Rugby con the Jaguars, so una sfida come tutti gli altri, ma una sfida differente da normale contro l'Argentina, perché loro giocano, yes, sicuramente con i vanti, ma anche molto molto meglio con loro 3-4, con molto giocatori come Fiji, che ha l'abilità di segnare da distanza. Ultima domanda, Sudafrica. Wow, I mean, questa è physical. La sfida contro Sudafrica mai cambio. You know, sì, la prima cosa contro loro è le combattere a punto di contro, you know, in tutti i packaggi, è uomo contro uomo contro Sudafrica, sempre, perché questa è la loro storia. Non vedo l'ora per questa partita, ma è una grande sfida. Dopo l'anno scorso, loro vogliono vincere contro noi, io penso. Il fatto di giocare a fine novembre, ultima partita, può pesare su una squadra che magari non ha la profondità di quella del Sudafrica? Nostra squadra? Alla fine del novembre non è un problema, la nostra profondità. Sicuramente abbiamo bisogno di avere fortuna con i nostri infortuni durante il novembre, ma la nostra profondità è molto molto meglio del primo. Ci sono i giocatori non in nostra squadra e loro mostrano la profondità della nostra squadra adesso. Spero che abbiamo abbastanza profondità per un buon novembre. Perfetto, grazie Conor.